Dal caldo dell'inverno dell'Oman al caldo dell'estate italiana, dalla vita particolare che avevo lì alla vita monotona che avevo qui. Ovunque vai, gli adolescenti italiani si sperticano pur di trovare lo spacciatore, pur di farsi prestare la carta d'identità da uno sconosciuto per acquistare alcol. In Oman nessuno si sperticava per trovare la sigaretta o per rimorchiare. No, noi ci sperticavamo per trovare il posto centrale al cinema, con il sedile che indietreggiava. Ci sperticavamo pur di organizzare feste e sorprese per gli amici. Quante ne abbiamo organizzate? Sono due mondi diversi, ma non per questo uno deve essere migliore dell'altro. L'Italia sta cadendo a pezzi? Non solo per colpa di una politica sbagliata o di leggi inadeguate, ma anche per colpa di chi è troppo occupato a non comunicare con i genitori per acquisire conoscenza politica, o per chi è troppo annebbiato dalla mediocrità generale che pensa che infrangere la legge sia cool o semplicemente giusto. Il sistema va a rotoli non per chi l'ha mandato a rotoli, ma perché è troppo incapace per risollevarlo. Ne ho sentite di storie sull'Oman. Non è che sia un paese tutto rose e fiori. Signorina Frost, lei non ha vissuto lì. Le persone sono così accecate dalla religione che la stessa religione limita il loro modo di vivere. Non sto dicendo che l'Oman sia mille passi avanti a tutto questo. Sto dicendo che dopo mesi passati in Asia, l'Italia mi sembrava ogni estate come un posto dove le persone non sapessero cosa fare, completamente prive di veri obiettivi nella vita. È ancora così, signorina Frost? Non lo so. Forse hai solo incontrato persone che ti hanno reso più felice di quanto i tuoi amici italiani abbiano mai fatto. La felicità non la troviamo intorno a noi, è dentro di noi. A cosa pensi? A qualcosa che raramente succedeva qui. Belle parole e conversazioni.